Vesak, la nascita, il risveglio e l'entrata nel Nirvana di Buddha Shakyamuni, cioè rappresenta la nostra vita. Noi vediamo la realtà tramite i nostri filtri, però dobbiamo capire che quella è la nostra realtà. E quello a fianco a me vede in un modo diverso, giustamente. Se noi sapessimo arricchirci della diversità, avremmo fatto un passo avanti come società enorme. È necessario, secondo me, riprendere una grande alleanza tra le regioni per costruire comunità, indipendentemente dalla singola spiritualità. Se vogliamo realizzare una profezia sociale, è un termine molto grande, io credo che la responsabilità e la possibilità, la potenzialità delle religioni oggi sia quello di dire una parola diversa rispetto al modo in cui parla il mondo. La profezia si può realizzare solo partendo da quella totalità, dalla totalità dell'altro, ma l'altro con la A maiuscola, dall'alto dell'assoluto, altrimenti non è una profezia. Thank you.
Ciao.